Il mio capitolo si intitola Montreal, la città dove il Covid ha risvegliato il senso di appartenenza. Se ne parlava prima nell'introduzione, in realtà Montreal è una città ad altissima densità di italiani, diciamo che storicamente è stata una città che in Canada ha accolto sempre le prime comunità italiane, è stata la città dove si è aperta, pensiamo, anche il primo consolato italiano, la prima casa d'Italia. È stato interessante in questo viaggio che ho fatto nella comunità montrealese, che io conosco molto bene per la mia attività di ricerca, scoprire quanto quest'anno di pandemia abbia risvegliato fortemente il senso di appartenenza. E intorno a quelli che sono i tratti distintivi dell'italianità, la famiglia, la religione, la lingua. Cioè, si è riscoperto anche il senso di appartenenza linguistico, anche perché nelle varie interviste il legame fra chi è partito e chi è rimasto in Italia è sempre stato forte. Ma la pandemia, se vogliamo, l'ha risvegliato, l'ha rafforzato, l'ha rinsaldato, anche perché in Italia la tragedia è arrivata per prima e quindi erano molto preoccupati di quello che succedeva in Italia. Anzi, in alcuni casi mi hanno detto che la situazione italiana è stata da monito per i canadesi. Quindi quando il governo canadese ha emanato i provvedimenti di lockdown, gli italiani residenti in Canada sono stati a casa e hanno rispettato alla lettera, che se ne dica degli italiani, il provvedimento legislativo. Quello che vi posso dire è che mi ha colpito, ci sono stati atti di generosità nei confronti degli italiani e alcune strutture sanitarie. Mi colpiva il fatto di due imprenditori che hanno mandato degli apparecchi per respiratori per l'ospedale di Lucca. Come dicevo, mi viene in mente questa metafora che i polmoni italiani vivono e battono in tutto il mondo e quindi e questa pandemia ha risvegliato ancora di più il senso di appartenenza. Ultima notazione su Montreal, pochi italiani, almeno a mia conoscenza, per le interviste che ho potuto fare, hanno risentito della crisi drammatica. Questo perché dimostra che la comunità italiana a Mondra è fortemente radicata e occupa posizioni sociali molto alte, per cui la crisi economica, inevitabilmente conseguente della pandemia, non l'ha toccata, anche perché il governo canadese, mi dicevano, ha provveduto con quello che chiamiamo i nostri ristori in maniera immediata e perentoria.